Erano le 21:47 del 10 giugno 1984. La mia vita stava per prendere una direzione dalla quale, proprio a volerci credere, giusto un paio sono tornati. E non sto parlando di un incidente, che improvvisamente, senza che tu sappia né possa farci niente, ti rende storpi e ti cambia, no? Ma di qualcosa iniziata più di 30 anni prima. 36 per la precisione. Una stratificazione lenta. La mia vita, che non aveva avuto altra scelta che portarmi verso quella ormai improrogabile conclusione. Avrei intuito solo in quel momento che ogni mio gesto, ogni pensiero, non avevano fatto altro che togliere chilometri di binario a questa rotaia che mi portava dritta fino in fondo. Fino alla fine. E non frega a nessuno dove vorresti arrivare. Non sei tu che decidi, ma la vita che scivola via sulle sue rotaie. A volte lunghissime, a volte interrotte bruscamente al binario morto in una stazione fetente. Tra cespugli di piante nate secche e pietre che puzzano di latrine. Come sono arrivata fin qui? Perché? È stata una serie di strane, vaghe circostanze che non avevano niente a che vedere le une con le altre, ma che sono state la mia vita. Vabbè, un porno. Non è proprio uno di quei film che escono nei cinema di prima. If you say that you are mine, I'll be here till the end of time. So you've got to let me know. Should I stay or should I go? C'era stato un momento che tutti avevano un'arma in casa. Insomma, tutti. Quelli che volevano finalmente fare la rivoluzione. E se ci penso io, questa pistola me la sono portata dietro per tutti questi anni. Come si fa con l'argenteria nelle case borghesi? Avvoltolata in un panno. Un bene prezioso, assolutamente inutile, nascosta nel fondo di una valigia, traslocata da una casa all'altra, per tutto questo tempo. Ma io non c'entravo niente, io ero solo un'attrice. È un sogno del mio spero. Al sabato no. Su, dai. Sono 64 film a settimana. Avanti così quando la fama la rivoluzione. Pietro è uno che erotizza ogni punto del tuo corpo, le ginocchia, le scapole. Sì. Sono divertita molto nella mia vita. Non
avrei potuto fare di più. C'erano parole che You've been looking at me. Teresa! Cercavo Mario, l'avete visto? No, qui non c'è. A casa non c'è, al bar Teresa. Da qualche parte dovrà pure esserci. Teresa, aspetta. Never look the same. Questi sono per te e per la tua bambina. Io non lo so se Mario è d'accordo. Cosa ci fai qui? Sono venuto a ballare. Hai comprato i biglietti? Non c'ho i biglietti. E sai, si sguardano le uomini quando vieni al bar, eh? I'm a gentleman. Ma Mario, ma credi che sono proprio scema? Looking for a gentlewoman, a so-called lady. Sono mesi che non facciamo lavoro, ma come credi che mi possa sentire? Show me a house. Show me a home. Show me how it. E non frega a nessuno dove vorresti arrivare. Now won't you show me a little shame? Won't you show me a little shame? Non c'è niente da fare. Won't you show me a little shame? Ma dici davvero? Sì, se ne hai voglia anche tu. Beh, a patto che mi porti la colazione a letto tutti i giorni. Perché sei venuto? Ti avevo detto che non stavo bene. Non cambia niente, la mia vita non sarà più la stessa. Come mai porti gli occhiali da solo in casa? I get through thinking now and the thoughts have left my head. I get through speaking. Pane, pasta, zucchero, caffè, che manca? Nuovo latte Arborea UHT da 1,5 litri. 1+1. 3. So many times I wonder if you have a mind at all. And I'd rather be by myself than to have. Sei sicura? E cosa dovrebbe farci allora con una pistola? Forse dopo quello che è accaduto vuole difendersi. Proprio questo che mi preoccupa. L'ho presa io la pistola. Won't you show me a Carmine, io ti amo. Won't you show me.